Salve a tutti amici, sono Nikron, benvenuti a Let's Play 2 di Tecmo World Cup 93. Oggi scenderanno in campo Italia-Russia. Controlliamo la formazione: Arturo, Badaglia, Lade, Cagata, Paolo, Jag e Sheva. Scendiamo subito. Inizia l'azione con Megalo. Megalo che avanza, abbiamo qua tutta la nostra divisa, Sheva, Gattuso. Vediamo se come andrà a finire. La prima partita del girone di qualificazione col Messico ci ha portato soltanto uno striminzito 1-0 e due punti in più nella nostra classifica. Effettivamente in questo gioco, e non so se in passato, i punti erano soltanto 2 alla vittoria e non 3 come adesso. Un po', passiamo sta palla centrocampo, vediamo Paolo, Gattuso in allerta per recuperare il pallone, c'è la palla, passa numero 5 che non mi ricordo il nome, penso che sia Cagata. Paolo di nuovo casca a terra dopo il tackle, il giocatore russo. Che parata rovesciata anche del numero 9 del russo, Philanthropoktos, che sembra più greco che russo. Vediamo Megalo intercettato. Tutte le azioni qui sono pericolosissime. La Russia sta giocando in attacco, sta sfondando tutto, ci sta facendo vedere che tutto nell'azione precedente, le loro capacità. E arriva il gol amici, arriva il gol stavolta subito di Megalo. Questa partita, a differenza di quella col Messico, si preannuncia molto piena di gol. Speriamo che sia così. Le aspettative, queste azioni stanno vedendo una bella piega e sono contentissimo di questo. Almeno così ci divertiamo di più. Vediamo Paolo, parata del portiere russo. Rimessa laterale, batte Sheva, non c'è nessuno. Nessuno che lo appoggia. Di nuovo altra rimessa laterale, batte Gattuso, alta palla persa. Prova nuovamente la Russia in attacco, no, intercettata dalla difesa italiana. Parla di nuovo Gattuso e la Russia è forte, gioca molto bene. Grande parata del portiere italiano Ivan, che sembra lui più russo che gli altri. Vediamo un po', rimessa per la Russia al 16esimo, qui i minuti vanno a ritroso, quindi saremo al 30esimo, scusate se ho detto 16esimo, ma era il 31esimo. Anzi, 34esimo. Anzi, no. Vabbè, ragazzi, lasciate perdere. Solo una frana in matematica. Quindi mancano 13 minuti alla fine del primo tempo. Ecco. Continuano le azioni russe nel tentativo di sfondare la difesa italiana. Fallito contropiede italiano, riprova, qui arriva il 2-0 amici, 2-0. La partita si è sbloccata, speriamo in tante altre azioni. Forza, si sale nuovamente, nuovo tiro, nuova parata, calcio d'angolo battuto da Megalo. Megalo di nuovo lui, e arriva il 3-0, il 3-0, 3-0 al primo tempo amici. Rispetto alla partita col Messico è tutta un'altra storia, anche se la Russia è più forte, sta giocando molto bene, però purtroppo queste aperture hanno subito dei contropiedi incredibili. Tenta di risvegliarsi la Russia dopo queste botte da Orbi.
l'Italia sale, intercetta nuovamente il pallone. Di nuovo, beh, amici, arriva il 4-0. Uomo partita, 4 gol. Il poker del numero 9 italiano, l'asso italiano. Shevchenko, Sheva. Avete la palla, di nuovo lui, il numero 9, ci prova, palla a Gattuso. Adesso Megalo. E sta per finire il primo tempo. Ed è così. I nomi dei giocatori tornano quelli di default. Quindi chissà chi erano. Di nuovo la Russia prova a prendere aria. Ma non ci riesce, possesso palla italiano è dilagante e non riescono più a riprendersi. Ovviamente stanno sotto 4 gol, quindi il morale sarà giù. Continua a sale l'Italia, sale Megalo, prova di nuovo la palla, resta lì. Niente da fare. Nuova azione fallita, sale la Russia, prova col numero 9, ma niente, arriva fin sotto il portiere. Il portiere non si lascia intimidire, parate, arriva il gol della bandiera russo. Siamo 4-1. Basta aver lasciato un po' di spazio ai russi, che hanno subito colto l'occasione per segnare. Noi ne abbiamo sfruttate loro 4 carenze, quindi penso che sia anche normale. Si continua ad attaccare, non basta il 4-1. 4 reti non sono nulla. L'Italia vuole avere un'ottima differenza a reti da poter sfruttare in futuro in caso di differenza a reti. Recupero di Paolo. Nuovamente continua, ma non riesce a togliere il pallone dalle grinfie russe. Rimessa laterale per la Russia, batte il numero 10, recupera il portiere, lancia verso il centrocampo. Mancano 24 minuti alla fine della partita, del match. Recupera, torna il numero 9 ad attaccare, vuole segnare, vuole fare il quinto gol, ma le prendono tutte, incredibile. 4 azioni in 1, niente da fare. La Russia non vuole subire il quinto gol. Mancano 20 minuti alla fine. Sheva, prova lui. Niente da fare. Due volte, due tentativi, due fallimenti. Di nuovo Sheva, parla a Megalo. Megalo tira, niente da fare. Prestazione da invidiare quella del portiere russo, anche se ha subito 4 gol. Qui un errore della difesa regala una rimessa, un calcio d'angolo. Paragola del portiere che lancia verso il centrocampo, verso Sheva, esausto. Palla a Paolo che sale, prova un'azione individuale ma non riesce. Megalo lui, niente da fare, altri due tentativi falliti. Mancano 12 minuti alla fine. Rimessa laterale per la Russia. Rimessa nuovamente per la Russia. Recupera una palla numero 4 da cagata. Chi lo sa? Parla di nuovo per numero 9 che prova a fare il quinto gol. Traversa. Niente da fare. Recupera Gattuso.
Sheva nuovamente, Sheva tra di lui, lascia la palla al numero 9. Ecco il numero 9 che prova, niente da fare. Riprova di nuovo, rimessa, no, corner per l'Italia. Recupera la palla il numero 7, Sheva che sale, prova un'azione, il gol, arriva il 5-1. Arriva il 5-1 da parte di Sheva. Finalmente ci voleva questo sblocca partite per il secondo tempo. Manca un minuto scarso alla fine del match. Vediamo se arriva il 6-1. L'Italia ci prova, ci vuole, ci crede. E arriva agli sgoccioli la doppietta di Sheva. E qui finisce il match. Finisce anche il let's play. E ci vediamo al prossimo video, amici. Bye bye.